poi insomma quando arriverà, però c'era anche un collega ci teneva a fare il saluto questa mattina. Io ringrazio per la forte presenza e ringrazio anche i colleghi che sono venuti da fuori. E, grazie agli ospiti che sono qui, no, l'assessore elettorale, che non vuole fare il saluto per rispetto dell'altro assessore. Grazie alla professoressa Marina Castellaneta, del docente di diritto internazionale dell'Università di Bari, grazie a Marina Mastro Giovanni che è una nostra collega e insomma, ci racconterà la sua esperienza visto il tema che oggi trattiamo, grazie al caporedattore della Gazzetta del Mezzogiorno Vincenzo Sparviero e a Peggy Martellotta che è presidente della Sostampa Puglia. Oggi l'incontro è organizzato dall'Associazione Gioia ed è il terzo incontro della rassegna di Briano. Noi da 3 anni organizziamo questa rassegna che cerca di ovviamente trattare argomenti che sono comunque di attualità, cercando di mettere tra loro ovviamente più generazioni, diverse generazioni. E lo abbiamo fatto all'altro incontro parlando di caporalato, abbiamo parlato di violenza sulle donne, abbiamo lavorato all'interno delle scuole in merito ovviamente a questi argomenti. Oggi parliamo ovviamente di un argomento che è vicino alla nostra categoria e credo che insomma ognuno di noi, forse sia nel piccolo che nel grande, sia stato toccato o comunque sfiorato da una minaccia o da una querela. Marilu ci racconterà la sua sicuramente esperienza, io dico triste, raccapricciante, perché viene meno quello del principio dell'articolo 21 della Costituzione della libertà di stampa. Quindi io mi auguro che tutti noi possiamo sempre difendere quell'articolo 21, perché credo che la libertà di stampa sia una colonna fondamentale della nostra democrazia e non deve mai venire meno, sia che arrivi una minaccia da un mafioso, sia che arrivi una minaccia anche velata, subdola, da quello che è il potere politico. Quindi io vi ringrazio tutti e nell'attesa insomma, del saluto dell'assessore Antonello La Veneziana passo la parola a Francesco Sparviero. Cari colleghi, buongiorno. Siamo in una splendida cornice, quella del Castello di Ceglie, che finalmente è tornato all'antico splendore. E quindi una sede quasi ideale per raccontarci, perché oggi si tratta di raccontarci, perché siamo giornalisti, ma c'è anche un onorevole docente che ci darà nei dettagli alcune spiegazioni di cui sicuramente abbiamo bisogno. E si parla di un argomento delicato per noi giornalisti. Parlerà di informazione, di querele, che sono sempre una spada di Damocle che ci accompagna nel nostro lavoro da sempre, ma parleremo anche delle minacce a cui spesso assistiamo e spesso ci ritroviamo, insomma, anche il nostro mancato protagonisti come una delle nostre relatrici. È un'esperienza che purtroppo chi lavora nel mondo della cronaca ha a che fare, insomma, sappiamo tutti che è facile, insomma, la tentazione da parte di malintenzionati di minacciare i giornalisti pensando che la colpa di tutto ricada sempre e soltanto sui giornalisti. E in effetti qualche volta insomma il nostro lavoro, quando è di denuncia, quando riusciamo con le nostre richieste a smuovere qualcosa, in quel momento diventiamo oggetto di minacce. È accaduto un po' a tutti, insomma, credo che chi ha avuto la possibilità nella sua carriera fare la cronaca nera, la cronaca giudiziaria, ma anche la politica, in questo caso, insomma, non è esente da questi problemi. Per quanto mi riguarda, insomma, ci confrontavamo un po' con Marilu, che diceva che lei ha beccato circa una quarantina di querele nella sua ancora giovane carriera. Ecco, siamo gli stessi livelli, poi, per fortuna, quando queste querele approdano davanti a un giudice, nella stragrande maggioranza dei casi, insomma, si riesce a comprendere che quando si scrive la verità, soprattutto quando c'è la possibilità di disporre di documenti che dimostrano quello che abbiamo scritto, insomma, le accuse cadono miseramente e molto spesso si dimentica che c'è un reato altrettanto grave che è la calunnia, che molto spesso, insomma, può intimorire ben più della diffamazione, essendo un reato molto più grave con delle pene molto più severe. La calunnia interviene ovviamente quando il giornalista o chiunque di noi venga
in qualche modo denunciato senza una ragione precisa, ma soltanto perché si pensa, si ipotizza appunto, che in questo modo si possa intimidire il giornalista. Il là della diffamazione, il là delle denunce, delle querele, ci sono le minacce, molto spesso anche accompagnate da fatti concreti, segnali inquietanti, telefonate che arrivano di notte, telefonate senza alcuna risposta, biglietti, manifesti, insomma accade un po' di tutto, se non aggressioni fisiche che pure non mancano. Ricordo in redazione un signore che venne, che mi spaccò il telefono, me lo voleva spaccare in testa, per fortuna mi sono staccato, insomma è finito contro una parete. Questo stesso signore, quando ho spiegato come sono andate le cose, poi mi ha mandato in redazione un gelato, mi ha fatto tanta tenerezza, anziché denunciarlo, anziché pensare di arrabbiarmi con lui, alla fine ho cercato di aiutarlo nel problema che aveva. Oppure, non lo so, mi è capitato anche che io sia rimasto sotto scorta senza saperlo, perché non volevano crearmi panico, perché durante il processo della Sacra Corona, che seguivo quotidianamente, ci fu un imputato eccellente, un affiliato grosso, siamo quasi a livelli di Vangelo, ecco, per chi conosce la terminologia della Sacra Corona significa quasi a livello di capo, insomma disse a quello col giubbotto giallo bisogna dare una lezione, il giubbotto giallo lo indossavo io in quell'aula, allora un carabiniere fece una relazione di servizio e dopo 2 anni un adesso generale, Robusto si chiama, mi disse: sai Vincenzo, sei stato sotto scorta, cioè quando tornavi a casa la sera, perché io abito a Oria, quando tornavi a casa la sera c'era una pattuglia di carabinieri che ti accompagnava fino a quando non arrivavi a casa. Complimenti, grazie per avermelo detto soltanto ora. Sì, ma era soltanto una segnalazione del Roma Studi, però insomma questo può accadere. E poi ho avuto, come dire, il piacere, non so se è stato proprio un piacere, ma comunque, di scoprire, io sono stato a Napoli un anno e la sera andavo in redazione al mattino, stavo con i colleghi, lavoravo con i colleghi e ho scoperto, dopo che lavoravo al mattino per circa 2 mesi, che occupavo la sedia di Giancarlo Siani, al quale vorrei ricordare un applauso. Giancarlo Siani, che purtroppo non ho conosciuto, proprio ci siamo trovati a distanza di pochi mesi dal passare del mattino, insomma era un cronista di punta, anche se precario, perché proprio in quel periodo cominciava a lavorare in una redazione, lui era corrispondente da Torre Annunziata e insomma per le sue inchieste proprio legate alle infiltrazioni politiche, mafiose nella politica, insomma ha pagato con la vita, insomma poi per fortuna sono stati scoperti gli autori. Una magra consolazione, almeno il delitto non è rimasto impunito. Ecco, il ruolo anche dei corrispondenti nostri, che molto spesso hanno a che fare, quando lavorano dai paesi particolarmente a rischio, di diventare oggetto, insomma, di fortissime critiche, se non appunto minacce. Ecco, questo un po' è capitato a Marilu, che è direttrice del TAC d'Italia, che è un giornale, insomma, molto seguito nel Salento, ve lo posso garantire, poi insomma le sue inchieste sulle infiltrazioni mafiose all'interno del suo comune in Casarano, ma anche insomma altre questioni legate ai rifiuti che sempre comportano insomma dei risvolti non sempre edificanti. Ecco, ma lui ha dato fastidio si intende far fallire qualche progetto, qualche intenzione, perché viene pubblicato quello che non si vorrebbe mai leggere sui giornali, sul siti online. Quindi il ruolo fondamentale del giornalista è stato quello che appunto ha portato poi Marilu ad essere oggetto di minacce. Io non mi dilungo troppo perché poi i relatori ovviamente si soffermeranno molto. Ma è arrivato l'assessore, possiamo fargli fare il saluto postumo o quasi? Allora, Antonello Revenziana, l'assessore del Comune di Celle. Poi mi dà la parola, così la passo a Marilu. Benvenuto a tutti. Questa splendida comincia a Castelvetrano, sto cercando di respirare perché è un po'. Dobbiamo sempre essere pronti sul pezzo, no? Quindi non è che c'è bisogno di fare pausa. Per me è veramente un piacere e un onore ospitare qui questo primo corso per i giornalisti che si tiene nella nostra città. Io spero che in collaborazione con l'Associazione Gioia
con tutte le altre associazioni che hanno promosso questa iniziativa se ne possono venire anche in futuro, non solo perché è comodo anche per noi tenere questi corsi qui vicini, ma soprattutto perché è importante offrire questi appuntamenti di formazione per tutti coloro che sono vicini al mondo del giornalismo. È un invito che vi faccio a me stessi, a me stesso, è quello che non dovete aver paura di nessuno e chinare la testa di fronte a nessuno, perché molto spesso gli amministratori pubblici, i politici hanno bisogno di giornalisti che scrivono le cose che vogliono sentire, no? Quindi facilmente si va a finire che una battaglia personale tra il cronista e l'amministratore, e così non è, perché quando l'amministratore sente un giornalista che scrive sempre bene, cioè vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. O anche alcune volte succede pure il caso che quando c'è qualcuno che scrive sempre male, in quel caso ci può essere che il giornalista forse sta scambiando il proprio ruolo. L'importante è che l'amministratore sia sempre pungolato, perché il ruolo non è facile. Magari se qualcuno di voi ha avuto questa esperienza anche nella politica, amministrazione, consigliere comunale, assessore, sindaco, non so, me ne siete accorti sicuramente, oppure conoscendo da vicino per altri resti questo ruolo, non è sicuramente una passeggiata, ma bisogna pungolarli, perché gli amministratori che sonnecchiano e stanno comodi e si fanno osannare dai cronisti non sono dei buoni amministratori, perché devono stare sempre sulle spine, perché solo stando sulle spine si riesce a fare il bene di tutti i cittadini, perché devono fare l'interesse di tutti, non di piccole parti o di piccoli interessi personali e privati. Quindi diamoci da fare ancora di più, e pur sapendo che il nostro ruolo, come quello anche dei politici e amministratori, non sono ruoli facili nella società, e quindi cerchiamo di avere coraggio e di andare avanti sempre più. Grazie a tutti e vi ringrazio ancora una volta per aver scelto la nostra città in questa giornata. C'è anche una bella aria fresca, quindi si apprezza ancora meglio. Grazie. Ci sono anche i biscotti, no? Ci sono anche i biscotti, c'è. E veniamo al nostro incontro. È l'occasione anche per ricordare che insieme con altri colleghi Mario Massi Giovanni ha scritto questo libro che si intitola Io non taccio, l'Italia dell'informazione che dà fastidio. È proprio il tema centrale dell'argomento centrale che tratteremo oggi, appunto l'informazione che dà fastidio, che poi scatena insomma non solo polemiche ma soprattutto talvolta anche ritorsioni. Bene, Mario, puoi raccontare la tua esperienza, anche alcuni dati, insomma sicuramente ci racconterai di questo libro. Mario Massi Giovanni. Grazie a tutti i colleghi, all'Associazione Gioia, a tutti voi che siete venuti qui, avete lasciato il mare e avete voluto partecipare a questo incontro. Questo libro è nato su iniziativa, sull'idea di questo editore molto, devo dire, anche coraggioso, Cento Autori, un autore campano che ha deciso di avviare proprio una collana di libri d'inchiesta. E ha chiesto a Ossigeno per l'informazione, quindi ad Alberto Spampinato, che è il direttore dell'osservatorio sui giornalisti minacciati, un osservatorio che nasce dalla collaborazione tra Federazione Nazionale della Stampa e Ordine Nazionale. Ha chiesto di segnalare dei casi emblematici di giornalisti minacciati per il loro lavoro da nord a sud, perché voleva dare uno spaccato a 360 gradi di un paese sotto minaccia, o meglio di un articolo 21 sotto minaccia e compromesso per i continui attacchi che deve subire, parlo sempre dell'articolo 21 della Costituzione. E quindi sono stati selezionati dopo uno studio da parte di Ossigeno questi 8 nomi, tra cui il mio. Ci hanno chiesto di raccontare che cosa ha significato per noi fare questo tipo di lavoro, quali minacce abbiamo ricevuto e perché, quindi di scendere proprio nel concreto. E quindi ci siamo un po' messi a nudo. Federica Angeli, lei ha scritto della mafia di Ostia,
avete seguito negli ultimi mesi mafia Roma Capitale e la mafia ostiense, per la quale sono stati chiesti recentemente 100 anni collettivamente di carcere. Bene, Federica ha scritto proprio di quello, lei ha assistito dalla finestra della sua casa che è ad Ostia, scriveva già di mafia ostiense, ma ha avuto la sfortuna, fortuna tra virgolette come giornalista, di assistere proprio a un tentato omicidio tra due boss della mafia, e quindi proprio da testimone si è trovata come giornalista nel momento giusto, al punto giusto, e ha scritto di quello che aveva visto. Poi da lì ha continuato ad approfondire ed è stata messa sotto scorta ormai da anni. Lo stesso è accaduto a Paolo Borrometti, giovanissimo, a 26-27 anni, ha aperto un giornale online che si chiama La Spia. Lui scriveva a Scicli, nella provincia Babba, come si dice, Ragusa, in Sicilia, dove teoricamente non c'è la mafia. Lui ha cominciato a scrivere, a fare inchiesta, ed è stato minacciato in vari modi e poi ridotto in fin di vita, picchiato, e ha riportato anche dei danni irreversibili, permanenti, perché ha avuto diverse fratture e danni agli organi interni, e per motivi di sicurezza l'hanno fatto trasferire a Roma, adesso vive lì sempre sotto scorta. Federica Angelo e Paolo Borrometti sono stati nominati Cavaliere e Cavaliera della Repubblica l'anno scorso dal Presidente Mattarella. Diciamo, con loro ha voluto premiare tutto il lavoro dell'informazione, dei giornalisti che fanno approfondimento e sono sui territori. Gli altri sono altrettanto interessanti, gli altri casi che sono narrati all'interno di un montaggio, sono casi tutti narrati in prima persona, quindi anche molto coinvolgenti secondo me. Per esempio Esther Castano è una collega ancora più giovane, lei ha iniziato a 18 anni a scrivere sul giornale locale dell'Interland milanese e ha cominciato a scavare sull'attività amministrativa del suo paese, che è Sedriano, e ha cominciato a vedere cose che altri non volevano vedere, per cui ha cominciato a denunciare alcune vicinanze tra l'amministrazione comunale e esponenti dell''ndrangheta che si erano trasferiti lì. Questo, diciamo, è un processo di radicamento delle mafie nei territori al nord che abbiamo appurato sempre in tutti i clan, in tutti i tipi di mafie, cioè vengono allontanati dai luoghi d'origine per sradicarli magari ai domiciliari al nord, e poi invece lì si riorganizzano e organizzano nuove infiltrazioni, nuove collusioni, quello che è accaduto a Sedriano. E proprio grazie anche al lavoro di inchiesta della giovanissima Esther, che adesso è professionista e lavora alla Press a Milano, sono state avviate delle indagini giudiziarie e Sedriano è il primo paese sciolto per mafia in Lombardia, e questo anche grazie al lavoro di una ragazza che ha voluto scrivere quello che gli altri forse vedevano e facevano finta di non vedere. Peppe Baldassarro, calabrese, lavora a Bologna. Arnaldo Corezzuto, in Campania. Roberta Polese, a Padova. Quindi, come vedete, l'Italia, l'informazione che dà fastidio, si trova dappertutto. Non è vero che è in Sicilia, non è vero che è in Calabria, in Puglia. Ci sono più giornalisti minacciati perché c'è più mafia. No, non è questo il fenomeno. Il fenomeno è che chi scrive in qualunque posto scriva e va a intaccare alcuni interessi particolari, che sono soprattutto gli interessi
che proliferano nella zona grigia dove si intrecciano gli interessi tra mafia, pubblica amministrazione e imprenditoria, che scrive di quello, va a trattare in quella merma, puntualmente viene minacciato. Sono minacce da lievi a gravissime. Però il sentore che abbiamo fatto centro, secondo me ce l'abbiamo tutti, e questo probabilmente tutti abbiamo avuto il segnale che avevamo fatto centro su determinati argomenti, quando sono arrivate le telefonate, le lettere anonime. Non che chi non riceve le minacce non ha fatto centro, non è questo che voglio dire. Voglio dire che quando arriva la minaccia, anche lieve, anche subdola, anche leggera, anche impercettibile, significa che abbiamo colpito un interesse molto particolare, che abbiamo davvero centrato quel ganglio che non doveva essere toccato. E secondo me quando uno fa questo lo capisce immediatamente. E quello è il momento in cui uno deve decidere se continuare a sollecitare quel ganglio o lasciare perdere. Quello che ho fatto io, hanno fatto questi giornalisti, è continuare a sollecitare quei gangli e non lasciarli perdere. Quindi abbiamo continuato a martellare. Spesso mi dicono, ma tu martelli, tu diciamo, è la tua una forma di persecuzione. Quindi il punto di vista viene ribaltato, no? Io seguo la notizia, mi accorgo che la notizia c'è, continuo a scrivere e dicono che è perseguito. Ma scusate, che giornalista sono io se trovo una notizia e non continuo a scavare, non continuo a trovare nuovi elementi, perché gli elementi si trovano piano piano. Non è che io devo fare una trattazione a 360 gradi di tutto lo scibile della Sacra Corona Unita e poi dopo 10 anni pubblicare. Io decido di seguire una pista e la seguo fino in fondo. E quando scavo e lì faccio male, e lì arrivano i segnali, come l'ultimissimo che è arrivato di pochi giorni fa, nella notte in cui c'è stato lo scoglio elettorale delle amministrative a Casarano, mentre già era conclamata la vittoria del sindaco di Casarano, riconfermato al governo della città, venivano affissi dei manifesti che ritraevano gli avversari politici del sindaco con le valigie in mano che cambiavano paese, e io ritratto in una fossa seppellita fino al collo, esce solo il collo dal... E usciva il collo, sì. E inoltre ripetevo a pappagallo, scrivo come se il mio lavoro di giornalista sia sotto dettatura da parte di, in questo caso, un uomo. E qui, come Giulia Giornaliste, io di cui faccio parte, sono nel direttivo nazionale di Giulia Giornaliste, stiamo cominciando a riflettere, l'abbiamo fatto anche con Ossigeno in passato, e anche con la federazione un anno fa, stiamo cominciando a riflettere sulla particolare accezione di violenza di genere che c'è in questo tipo di minaccia, perché ci stiamo accorgendo come giornaliste che alle donne giornaliste non si perdona di travalicare gli argini dell'informazione che ci viene data. Quando le donne scrivono di gossip, moda e fatti frivoli va tutto bene. Quando le donne cominciano a occuparsi di terreni che fino adesso sono stati considerati di esclusiva pertinenza degli uomini, c'è una insofferenza ulteriore. La giornalista che scrive di politica, la giornalista che scrive di giudiziaria, la giornalista che fa inchieste e che scrive di mafia, nel mio caso, viene non solo minacciata, ma viene denigrata in quanto donna, nel suo essere donna. Abbiamo tantissimi esempi su questo, come Giulia giornalista facciamo addirittura corsi per evidenziare l'accezione particolare di violenza di genere che c'è nelle minacce che ricevono le giornaliste. Un caso su tutti, Milena Gabanelli, che esce con l'inchiesta di Sabrina Giannini su
Moncler e le piume, i piumini, diciamo, un'inchiesta sul manifatturiero, sulla condizione in cui vengono, diciamo, le torture a cui vengono sottoposti gli animali, ma anche sullo sfruttamento dei lavoratori, insomma era un'inchiesta molto, molto ampia sui lavoratori all'est da parte di marchi anche italiani. Le offese sono state Troia, Oga e Puttana, quindi come vedete delle offese sì triviali, che però riconducono sempre la donna o al suo, alle modalità, alla scelta che fa del suo organo sessuale, insomma se darla o non darla, oppure viene paragonata ad un oca in questo caso. Questo è proprio il caso più eclatante, ma davvero ne analizziamo tantissimi nei nostri corsi. E per cui sia come CPO di Assostampa Puglia, sia come CPO nazionale della federazione, sia come Giulia giornalista, stiamo cominciando a riflettere proprio su questo, e anche per questa particolare eccezione di violenza di genere che c'è nelle minacce nei confronti delle giornaliste. Un anno fa con la CPO della Federazione Nazionale della Stampa, con la Presidente Mancuso, abbiamo presentato un appello, abbiamo sottoscritto un appello e io sono tra le firmatarie di questo appello, perché si dia un'accelerata nella proposta di legge sulle querele temerarie, perché c'è davvero necessità che si ponga un argine a questo fenomeno. E chiediamo che nel momento in cui si presenta una querela, colui che si è sentito diffamato e ha scelto di denunciare versi una certa quota della somma che chiede come danno. Diciamo questa è l'idea, però ancora la legge è in atto mare. Credo che siccome dalle indagini di Ossigeno per l'informazione viene fuori un quadro abbastanza inquietante, cioè che è proprio il potere politico, sono i politici, sono persone, imprenditori che hanno grande capienza economica, grandi poteri, che presentano querele. Ecco, una legge di questo tipo darebbe davvero fastidio, perché è chi è più potente economicamente che diventa più arrogante, e quindi andare a colpirli nella capacità di spesa potrebbe essere un elemento per porre un argine a questo fenomeno, una vera e propria versamento, una sanzione pecuniaria per chi decide di querelare anche in maniera temeraria. Magari dopo ci passiamo un po' il microfono e adesso passerei la parola agli altri, ma magari riprendo l'argomento dando dei dati sulle tipologie di querele, perché è molto interessante. Grazie sì, sicuramente nella legge si potrebbe prevedere appunto un reato che comunque esiste, quello della calunnia, perché se uno viene diffamato ingiustamente, o meglio, se uno viene denunciato giustamente per diffamazione, c'è sempre questa possibilità di denunciare per calunnia. Ecco, io quello che invito, l'ho mi è capitato un paio di volte, insomma, di prendermi questa bella soddisfazione di denunciare per calunnia chi mi aveva querelato per diffamazione. Adesso entriamo un po' più nel vivo dal punto di vista tecnico della giornata di oggi, con una docente universitaria nella cui casa si è sempre ispirata un'area di giornalismo, tra l'altro avendo due colleghi eccezionali, insomma, come fratelli, e con tanto padre, che dicevo prima, un collega grandissimo, appunto, che lavorava alla Gazzetta del Mezzogiorno, e noi che lavoriamo in questo giornale non possiamo che dirci orgogliosi, insomma, di aver avuto come maestri appunto giornalisti come il padre di Marina Castellaneta, che è docente di diritto internazionale all'Università di Bari. Prego. Grazie.
grazie mille innanzitutto per l'invito, sia all'associazione sia alla stampa che questa possibilità di essere in questo bellissimo posto. E ringrazio naturalmente Vincenzo per il ricordo di mio padre, che naturalmente ha innestato in tutti noi la passione per il giornalismo, incluso a me, che so però per ragioni anche evitare concentrazioni giornalistiche sul territorio pugliese, faccio la giornalista ma per il Sole 24 Ore, quindi su cose tecniche come pubblicista, quindi poi scelto la carriera universitaria, quindi in altro modo. Però la passione per la stampa mi è sempre rimasta e quindi è diventato oggetto dei miei studi scientifici e in particolare mi sono occupata in un libro della libertà di stampa nel diritto internazionale e nel diritto europeo, perché in realtà oggi assistiamo ad un fenomeno insomma abbastanza, ora cercherò di rendere la mia relazione meno tecnica possibile, naturalmente sono una giurista e quindi per forza di cose è un po' tecnica. Comunque il diritto internazionale, l'ordinamento internazionale si occupa moltissimo di quelli che sono i diritti dell'uomo, e naturalmente uno dei diritti dell'uomo di fondamentale importanza è ovviamente la libertà di espressione, che è garantita in una serie di atti internazionali, ovviamente nelle costituzioni nazionali e in particolare, oltre che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, un articolo che è di fondamentale importanza, che è l'articolo 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che è un articolo che garantisce la libertà di espressione nel suo insieme, quindi tutte le sue forme ovviamente, ma grazie alla giurisprudenza di un organo giurisdizionale che è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che sicuramente è noto come organo che vigila sull'attuazione dei diritti dell'uomo da parte degli Stati, ha rafforzato questa tutela della libertà di espressione, con particolare riguardo ai giornalisti, nel senso che la Corte Europea, che quindi ha un ruolo centrale diciamo, nella tutela dei diritti, ha sempre detto che in realtà la libertà di espressione è un diritto che spetta a tutti ovviamente, ma i giornalisti devono essere tutelati in misura maggiore, deve essere rafforzata la protezione dei giornalisti. Ovviamente la Corte non fa differenza tra giornalisti professionisti, giornalisti pubblicisti, coloro che esercitano in modo professionale l'attività e quindi pubblicano un articolo sono per la Corte classificati giornalisti, devono essere tutelati in misura maggiore perché esprimono non soltanto il proprio diritto alla libertà di espressione, ma permettono la realizzazione anche di un diritto della collettività di ricevere informazioni. Quindi siccome realizzano questo diritto in una versione doppia, ovviamente la tutela dei giornalisti deve essere rafforzata, perché per la Corte Europea, questo vale per tutti gli organismi internazionali in generale, la stampa è non soltanto la libertà di stampa non è soltanto un diritto in sé, ma è anche lo strumento per realizzare tutti gli altri diritti e ovviamente per creare una società democratica. Quindi noi abbiamo sullo scenario internazionale una tutela altissima della libertà di stampa che viene sempre monitorata e appunto tutelata dalla stessa Corte Europea. Alcuni parlano di un'ultra protezione che la Corte Europea dà ai giornalisti a svantaggio magari di altre categorie, però in realtà la Corte lo fa per questa ragione, perché deve garantire contemporaneamente due diritti, un diritto attivo ad informare e un diritto passivo a ricevere le informazioni. Ora naturalmente, quindi non parlerò ovviamente di tutto ciò che riguarda la libertà di stampa sul piano internazionale, però un tema limiterò quindi all'aspetto soprattutto, perché ovviamente la Corte Europea e gli organismi internazionali si sono occupati di protezione delle fonti, per esempio per la Corte Europea, l'ha detto in varie occasioni, i sequestri di telefonini, di materie, di agende, di archivi dei giornalisti sono assolutamente incompatibili in modo pressoché automatico con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Si è occupata per esempio del fatto che non ci deve essere una differenza tra protezione delle fonti e quando si tratta di giornalisti professionisti che sono tutelati per esempio attraverso l'articolo 200 del nostro codice di procedura penale, ma anche i giornalisti pubblicisti, la Corte dice non ci può essere differenza. Si è occupata di tutto quindi la Corte Europea, ma mi soffermerò soprattutto sul tema delle querele temerarie, quindi delle sanzioni in particolare, che poi delle querele temerarie e poi delle sanzioni che a volte gli ordinamenti nazionali prevedono, a volte solo teoricamente, come può accadere per il carcere, a volte concretamente nei confronti dei giornalisti.
artisti. E in particolare, diciamo, oggi questo allarme sulle corriere temerarie c'è non soltanto a livello di Corte Europea, ma anche a livello dell'ONU. L'ONU, per esempio, in un rapporto proprio del 2013, fatto dall'allora relatore speciale delle Nazioni Unite, ha detto che aveva fatto una visita in Italia per monitorare che l'Italia stesse rispettando i diritti dell'uomo come riconosciuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, aveva proprio lanciato l'allarme sul fenomeno delle corriere temerarie, cioè dicendo che in realtà, se è vero che ovviamente accanto alla libertà di espressione vanno tutelati altri diritti, no? Tipo il diritto alla reputazione, perché il diritto alla privacy, che sono ovviamente dei diritti che esistono ma che la Corte pone sempre in una posizione di secondo piano rispetto alla libertà di stampa, è vero che vanno tutelati questi diritti, quindi giustamente se uno si ritiene leso nella propria reputazione deve poter agire in giudizio, in sede giurisdizionale. Però laddove questa azione si trasforma in un'azione temeraria, cioè in un'azione giudiziaria cosiddetta frivola, cioè volta semplicemente a creare un assalto giudiziario nei confronti del giornalista, allora questo risulta assolutamente essere contrario a tutti gli standard internazionali. E il relatore speciale aveva chiesto quindi proprio all'Italia di intervenire con delle misure che fossero sostanzialmente in grado di arginare questo assalto giudiziario ai giornalisti, perché oggi comunque il giornalista, voi che lo praticate costantemente, lo sapete che se appena si scrive un qualcosa che non piace all'X di turno, ma può essere anche non un potente, ma anche una semplice persona che si ritiene leso, non so in quale diritto, parte con queste azioni giudiziarie chiedendo delle cifre astronomiche, quindi delle cifre assolutamente che creano una, intimoriscono, hanno il fine di intimorire il giornalista, che può essere, può avere dietro le sue spalle dei colossi come le società, società editoriali, che però non sempre ormai sono più disponibili anche a pagare completamente le spese, le sanzioni, eccetera, ma possono anche essere, non so, dei freelance. Preoccupante e allarmante, perché il giornalista che lavora alle dipendenze di un giornale probabilmente, insomma, si intimorisce di fronte a una richiesta. A me è arrivata una di 590.000 euro in un solo colpo, insomma, a noi anche al quotidiano, ricordo, insomma, poi per una cosa che ovviamente si è risolta. Sì, quello non preoccupano, però considerare di 80-100.000 euro. Sì, ma se ti arriva anche 3 milioni. Se ti arriva una richiesta di 500.000, cioè il fatto che poi legga ovviamente anche l'editore, il tuo direttore, cioè, cazzo ha combinato Vincenzo, insomma, quindi magari già questo, insomma, crea un turbamento, non paura forse, ma turbamento, scusami Maria. No, ma certo, infatti dicevo, l'effetto, il cosiddetto, che viene definito così tecnicamente dalla Corte e anche dal relatore dell'ONU, chilling effect, cioè l'effetto sostanzialmente paralizzante, che di fatto impedisce poi sia l'editore sia il giornalista di fare, non so, inchieste piuttosto che altro. È ovviamente un aspetto importantissimo, per questo il sistema, per esempio, della Convenzione Europea è un sistema che prevede anche all'editore di agire in giudizio. Infatti, guarda, proprio sarà dei 10 giorni fa, la Corte Europea si è occupata di un caso che riguardava un editore dell'Independent di Londra, che era stato condannato a pagare una sanzione pecuniaria di circa 2 milioni di euro da una giuria popolare. Ha fatto ricorso alla Corte Europea, era un caso in cui praticamente era stata riportata la notizia di un rappresentante del governo inglese che aveva dato una consulenza a una professionista, e nell'articolo erano indicati dei rumors su sostanzialmente una relazione tra la consulente e il ministro, e quindi la donna aveva agito in sede giudiziaria e la giuria popolare aveva condannato a questa sanzione pecuniaria di 2 milioni di euro. Quindi, diciamo, da un lato il diritto alla reputazione c'era, la richiesta era stata addirittura il doppio, quindi era sicuramente un'azione temeraria, perché tra l'altro il danno di 4 milioni di euro non saprei capire bene come la Corte l'ha quantificato, e la Corte Europea ha
in realtà qui l'azione era stata fatta poi dalla casa editrice, dalla società editoriale alla Corte Europea, e la società editoriale ha avuto ragione dalla Corte Europea, che ha condannato il governo inglese a corrispondere all'editore la cifra che aveva dovuto versare, proprio perché la Corte ha detto questa cifra così elevata è una cifra che ha un effetto deterrente sulla libertà di stampa. Non è stato provato un danno tale che si possa quantificare in 2 milioni di euro, e quindi, siccome poi l'effetto deterrente, ha detto la Corte, non è soltanto su quel gruppo editoriale, non è soltanto su quel giornalista, ma è un effetto su larga scala, perché ovviamente si potrebbe ripetere un'altra azione giudiziale con analogo esito, la Corte ha detto questo è illegittimo, è contrario all'articolo 10, ha condannato il Regno Unito per violazione dell'articolo 10, quindi per violazione della libertà di stampa, e ha condannato il governo a corrispondere all'Independent i 2 milioni di euro. Quindi, come vedete, l'effetto fatto è paradossale, però, quello che si verifica, quella è la realtà. Perché cosa succede? Che la donna che aveva fatto l'azione giudiziaria sul piano interno ha avuto i 2 milioni di euro, quindi il governo, lo Stato, che quindi dovrebbe prestare massima attenzione al fatto che i giudici nazionali si adeguino agli standard della Corte Europea, il governo ha dovuto a sua volta pagare 2 milioni di euro all'editore, quindi ci ha guadagnato in modo secco sicuramente la donna che aveva fatto l'azione giudiziaria. E la cosa sorprendente è che, malgrado, tenete conto che le sentenze, ad esempio i ricorsi alla Corte Europea, sono dei ricorsi che poi sono effettivi, nel senso che lo Stato, quando viene condannato, deve poi pagare. Ad esempio l'Italia l'anno scorso, nel complesso, quindi ovviamente non solo su questioni riguardanti la libertà di stampa, ma anche su altre questioni, ha dovuto pagare 71 milioni di euro in indennizi, quindi parliamo di cifre molto elevate. E poi, quindi, diciamo, il giornalista, che per esempio è l'editore che poi agisce sul piano internazionale, ottiene ragione, però sarebbe più opportuno, se non vogliamo dirlo dal punto di vista di un'etica del rispetto dei diritti dell'uomo, che quindi i tribunali nazionali si adeguassero agli standard stabiliti dalla Corte Europea, almeno sotto il profilo economico questa considerazione andrebbe tenuta presente, visto le ingenti cifre e soprattutto in tempi in cui chiedono a tutti noi i tagli profili, almeno quello andrebbe rispettato. Detto questo, allora, quindi gli organismi internazionali, in particolare quindi l'ONU, attraverso il relatore speciale, cosa ha chiesto? Perché in effetti la difesa, per esempio, del governo italiano è spesso questa, e c'è la possibilità di agire in sede giudiziaria per calunnia. Quindi se un giornalista ritiene poi di essere stato in sostanza a sua volta calunniato, può citare in giudizio la persona che l'ha citato a sua volta per diffamazione. Ma questo sul piano internazionale non è accettabile come meccanismo, perché uno si pone sul giornalista o sull'editore un onere eccessivo. Cioè, sostanzialmente, dice la Corte, dicono gli organismi internazionali, accade che il giornalista non fa più il suo lavoro, ma sta in campo giudiziario costantemente a doversi difendere. Ha uno stress supplementare, perché è sottoposto comunque alla vita dei tribunali, che non è mai una vita, come posso dire, assolutamente facile, e poi non blocca, di fatto, nella realtà dei fatti, non blocca le azioni temerarie, non blocca, perché i casi sono sporadici. Quindi il sistema che, per esempio, questo relatore speciale Franco Verbiu suggeriva, e l'hanno suggerito altri relatori speciali, era questo, di prevedere che quando le azioni giudiziarie, le querele, sono frivole, temerarie, quindi non hanno nessun fondamento già prima facie, e lo vediamo subito, o chiedono un risarcimento eccessivo, quindi che non ha nessun fondamento sul danno patrimoniale o non patrimoniale che una parte subisce, deve essere restituita, la parte che agisce in giudizio deve essere condannata o all'integrità della somma che richiede, e addirittura nei tribunali inglesi oggi si chiede una cauzione per chi agisce in giudizio con querele temerarie, o almeno una cifra che sia corrispondente al 25-50% della somma richiesta. Poi ovviamente, se la richiesta è di 2 milioni di euro, la parte che agisce in giudizio deve versare come cauzione 1 milione di euro, e quindi quando fa l'azione in sede giudiziaria, o
ovviamente ci passerà qualche volta, cioè dirà ok, c'ho un fondamento, ho un fondamento per fare questa azione giudiziale. E questo è l'unico meccanismo che secondo me come deterrente, perché ovviamente l'effetto deve essere anche quello di essere un deterrente, perché se no ovviamente, appunto ripeto, uno vive con l'angoscia, con lo stress di vedere costantemente qualunque cosa scriva in azione giudiziaria, questo mi sembra un accorgimento giusto, che in Regno Unito, anche a livello di pagamento delle spese processuali, come sapete nel Regno Unito le spese processuali sono altissime, sono incomparabili rispetto a quelle dei tribunali italiani, e naturalmente i tribunali interni, quando ci sono queste azioni di diffamazione infondate, condanna la parte che agisce al pagamento di tutte le spese processuali, che vuol dire milioni di euro. Quindi sono degli strumenti che altrove hanno già azionato, hanno già messo in atto. Ora io non so, riuscire in più Vincenzo quando mi devo fermare, o se o due minuti finisco la parte della corte. Allora, e in questo contesto ovviamente, quindi il giornalista, non so, facciamo italiano piuttosto che di un altro paese parte alla Convenzione Europea, che possibilità sul piano internazionale? È la possibilità che quando viene condannato sul piano interno, può poi agire in sede giudiziaria, quando quindi ha esperito i ricorsi interni, come si suol dire, può presentare un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. E la Corte Europea dei diritti dell'uomo, in un caso, per esempio, anche riguardante le sanzioni pecuniarie, quindi che non erano azioni temerarie, non erano frutto di querele temerarie, ma era un'azione giudiziaria, per esempio, avviata da un politico, nel caso di Oro contro Italia, un politico che era presidente della provincia siciliana, che praticamente aveva citato in giudizio un giornalista, il quale l'aveva definito in un articolo sul manifesto, se non ricordo male, un emulo, insomma aveva usato dei toni forti nei confronti di questo presidente, che non si era costituito parte in giudizio in un'azione per mafia. E il giornalista era stato condannato a pagare 41.000 euro. Ha fatto poi ricorso alla Corte Europea, e la Corte Europea ha dato ragione al giornalista. Perché ha dato ragione al giornalista? Perché ha detto, va bene, i toni probabilmente erano eccessivi, anche se la Corte giustifica sempre il linguaggio, non gli insulti ovviamente, ma il linguaggio anche un po', come possiamo dire, pimpante e esagerato del giornalista, lo giustifica perché dice è compito del giornalista di chiamare l'attenzione. Ma nel caso specifico, quello che ha detto la Corte, che era molto interessante, e dice la sanzione è stata sproporzionata. Perché è stata sproporzionata? Perché i giudici italiani hanno applicato la sanzione secondo quello che è previsto nella legge italiana, tenendo conto di alcuni parametri come per esempio la diffusione dell'organo di informazione, tenendo conto soltanto dell'eventuale danno che aveva la parte che si riteneva diffamata, ma non hanno calibrato la sanzione pecuniaria tenendo conto delle, dice proprio così la Corte, delle tasche del giornalista. E invece, dice la Corte, quello è un parametro che va sempre valutato nella combinazione di sanzioni. E questo è un aspetto di fondamentale importanza, perché ovviamente la Corte dice, siccome l'azione deve essere fatta a fini di tutela di reputazione, ma non deve avere un effetto dissuasivo, un effetto deterrente sulla libertà di stampa, la sanzione pecuniaria deve tener conto della disponibilità economica del giornalista. Siccome nel caso di specie si trattava di un giornalista a Firenze, che tra l'altro era anche un ricercatore universitario e quindi guadagnava 1.500 euro al mese, il parametro di 40.000 euro non era conforme, e quindi l'Italia è stata condannata a versare 40.000 euro al giornalista. E quindi, come vedete, è un aspetto che manca nella legislazione italiana, ma che è di notevole importanza. Mi fermo così. Benissimo. Grazie. Grazie. E prima di entrare anche con il presidente dell'Associazione della Stampa di Puglia nel discorso che riguarda appunto la diffamazione delle querele facili, peraltro a Roma c'è stata una manifestazione pubblica alla quale hanno partecipato giornalisti provenienti da tutta Italia, anche una delegazione folta della nostra associazione per la stampa. Volevo chiedere se qualcuno vuole magari porre qualche domanda o fare qualche intervento relativo in particolare alle prime due relazioni che abbiamo ascoltato. C'è Antonio?
Antonio Celeste. Prego, Antonio. Grazie, saluto tutti e a voi in particolare per quello che ci state raccontando. Ho seguito con particolare interesse l'intervento di Marilu perché mi riguarda molto da vicino, spiegherò perché. Intanto oggi con Giorgio Sciara abbiamo avuto una bella notizia, visto che parliamo di querela, è arrivata l'ennesima querela perché abbiamo raccontato sul mio giornale, su Agenda, una storia particolare, perché in Piazza Vittoria, che tu ben conosci, a Brindisi, è stata installata una cosa orribile a vedersi, una sorta di sala cinematografica per bambini, praticamente a ridosso del Banco di Napoli. Abbiamo ricevuto dalla direttrice una lettera garbatissima di protesta che parlava di bellezza assoluta. Abbiamo pubblicato la sua lettera con il commento del nostro Giorgio Sciara. Stamattina è arrivata la querela per noi, per Giorgio e per la direttrice del Banco di Napoli, quindi aggiungo questa curiosità alle cose di cui stiamo parlando. Conosco bene il percorso professionale della collega Esther Castano e conosco benissimo il caso di Sedriano per una ragione molto particolare, perché è vero, è stato il primo comune lombardo sciolto per infiltrazione mafiosa, e la conosco bene perché il sindaco di quel comune è mio fratello, Alfredo Celeste. Esther Castano, che ha cavalcato quella questione arrivando poi ad una dimensione professionale ragguardevole, visto che oggi è professionista con la presse, non so se si sia preoccupata 4 anni e mezzo dopo di raccontare ai suoi lettori e comunque alla gente lombarda e a noi tutti se fosse rimarchevole il fatto che il fratello Alfredo è stato dopo 4 anni e mezzo assolto perché il fatto non sussiste, quindi totale estraneità a quello che è successo. Verificherò sulla fatta. Vincenzo mi perdonerà, ma siamo amici fratelli da sempre e io con la Gazzetta ho un conto in sospeso, perché proprio in quei giorni dell'arresto di mio fratello che finì ai domiciliari, la Gazzetta, non per mano di Vincenzo, che ci avrebbe ben pensato evidentemente, parlò di me scrivendo dettagliatamente chi fossi, dove fossi nato, che rapporto avessi con mio fratello, probabilmente immaginando che la mia citazione servisse a dare maggiore spessore alla notizia. Secondo me no, io ho parlato con Vincenzo e di questa cosa sono veramente molto rallegrato. Chiedo sul piano della pertinenza e della continenza se questo mio coinvolgimento fosse necessario, fosse opportuno. Grazie. Naturalmente non conosco bene la vicenda, quindi mi attengo. Io ho parlato sia con Michele Partitino, grande amico da sempre, sia con Elio Dono, che è il professore di ontologia, un grande esperto. E loro mi hanno addirittura spinto a intraprendere azioni nei confronti sul piano disciplinare della Gazzetta del Giorno, ma mi frena anche grande amico di Gazzetta. Allora, naturalmente, per esempio, io ovviamente mi attengo al mio settore, ma naturalmente anche quando ho detto la Corte tutela moltissimo la libertà di stampa, naturalmente la Corte lo fa, però soltanto su quelle che sono le notizie di interesse pubblico, cioè le notizie che la Corte considera un bene, cioè che hanno un valore. Quindi è ovvio che se io nella giurisprudenza della Corte ovviamente mi attengo a quello, dove tagli sui familiari di una persona che è coinvolta in una vicenda pubblica, non è una notizia di interesse pubblico, è una notizia che la Corte ha classificato in altre occasioni come una notizia che serve a soddisfare soltanto l'interesse morboso, è la definizione che ha dato la Corte, di alcuni lettori, non degna di tutela in quanto tale. Quindi ovviamente tutto quello che ho detto riguardo alla necessità di tutelare la libertà di stampa vale per la stampa che si occupa di notizie di interesse pubblico, e in questo non possono rientrare appunto le notizie parallele che sono appunto meramente destinate a soddisfare la morbosità di un pubblico che la Corte non tutela assolutamente, che anzi stigmatizza. Ovviamente ha detto quantificando il suo caso e quindi volevo raccontare questo piccolo grande caso che mi riguarda, che non è raccontato nel libro, fa parte della mia vita personale. Mia sorella è stata per diversi anni dirigente al comune di Casarano per una pratica in particolare c'è stato un procedimento sulla Corte dei Conti che riguardava la gestione dei fondi comunitari. Un procedimento aperto dalla Corte dei Conti che è stato archiviato perché il fatto non sussiste. Lo stesso procedimento invece ha portato al rinvio a giudizio di mia sorella
e altre persone, altri imprenditori che riguardavano, avevano sempre diciamo, gestito questo finanziamento per il comune di Casarano. Il collegamento tra me e lei, nella fattispecie inesistente, nel mio caso non è stato tirato in ballo come invece è stato fatto per Antonio Celeste, dai colleghi dei quotidiani, da nessuno. Invece i social mi hanno riservato un trattamento da gogna, nel senso che hanno anche scritto alcuni colleghi ad ossigeno per dire che io ero inaffidabile perché sorella di una dirigente inviata a Tizio. I social si sono scatenati perché io ero la sorella di. Per cui è vero che magari dal punto di vista dell'informazione mainstream, cioè i quotidiani, le televisioni, ci può essere una corretta gestione. Nel mio caso, diciamo, non a 360 gradi, diciamo che qualcuno ci ha cavalcato, ha fatto anche dei servizi contro di me perché ero sorella lì. Però c'è anche l'aspetto social che è completamente ingestibile in questo momento. Perché sui social sono effettivamente non controllabili. Un altro fenomeno molto preoccupante, secondo me, che ci riguarda come giornaliste, io riconduco sempre ad una dimensione di genere, di linguaggio di genere, è il fenomeno del hate speech, il linguaggio dell'odio, su cui anche è particolarmente attenta Giulia, ma anche ossigeno e la federazione. Stiamo cominciando a riflettere sul peso che è il linguaggio dell'odio attivato dai social, sul peso che ha sia nella vita proprio personale delle persone, sia professionale, perché è veramente una gogna incontrollabile. E non a caso l'Unione Europea ha attivato una serie anche di misure di finanziamento, un paio sono attive proprio in questi mesi, per cominciare a fare degli studi, delle ricerche proprio sull'hate speech nei confronti delle giornaliste, perché ci si è accorti che il bersaglio preferito dai leoni da tastiera sono proprio le giornaliste donne più che i giornalisti, e questo è un fenomeno nuovo tutto da studiare. Io personalmente, diciamo, ne sono stata oggetto. Io direi più che altro un fenomeno antico, nel senso che adesso le cose stanno cambiando. Nel mirino ci sono decisamente anche i giornalisti uomini, assolutamente. Molto spesso gli attacchi non arrivano da uomini, arrivano da donne. Quindi, cioè, sulla questione di genere, permettimi Marilu, non sono perfettamente d'accordo, perché credo che ormai questo problema sia ampiamente superato, anche se a volte la presunta debolezza delle donne... Sì, lo so, voi da donne parlate così, però se non trovate... Antonio Celeste è un uomo che è una prova contraria e viene beccato continuamente. Mi danno delle ragioni, a capitare. Non testimoniare così, magari in questa situazione di contrario. Antonio, ecco, riguardo appunto la tua vicenda, che appunto ovviamente poi è apparsa sui giornali, quindi è scritta da giornalisti, invece magari lei è stata graziata dai giornalisti e non è stata graziata dai social, dove ovviamente in base all'articolo 21 tutti possono esprimere la propria opinione, ma non tutti quelli che usano l'articolo 21 sono giornalisti. Questa è una differenza fondamentale. Poi, tra l'altro, chi compie una diffamazione su Facebook, e praticamente se la leggiamo ogni giorno, capita questo, non rischia quasi niente, o rischia pochissimo rispetto alla diffamazione a mezzo stampa, perché Facebook non è sempre testata, e il rischio è minimo di dire che Antonio Celeste è fratello del capo della mafia lombarda. Mi spiego, è una cosa strana questa, ecco, anche in questo caso bisognerebbe trovare la legge giusta per cercare di evitare questo problema. Sì, sì, sono concetti di diffamazione, assolutamente, però c'è una... È discutibile in realtà, perché ho due orientamenti un po' diversi, perché in realtà l'applicazione analogica di una legge penale ha uno strumento, come per esempio per la televisione è stata adottata una legge ROC,
successivamente a quella sulla stampa, è stato adottato un legge ad hoc per la televisione per equiparare la diffamazione a mezzo stampa a quella per mezzo televisivo. Dire che sia applicabile in modo automatico ad altri strumenti è difficile dal punto di vista del principio della tassatività della legge penale. Quindi la Cassazione ha detto una volta un caso, questo che giustamente diceva, citava tu, ma in altri casi ha detto il contrario. E sinceramente l'applicazione analogica io la vedo dal punto di vista penale molto difficile, insomma è veramente critica. Riguardo scusa, mi approfitto che mi tocco, faccio come fate voi a volte già previsti nel talk show, ma in realtà sulle speech in realtà io annunciate un po' più cauta, perché quella tipologia è vista sul piano internazionale come incitamento all'odio ad uccidere qualcuno, cioè mi spiego, in quello è un caso che riguarda per esempio, fu citato dal tribunale, in particolare dal tribunale per i crimini commessi in Ruanda, quando da una radio, la radio delle mille colline, si incitava a sterminare un determinato gruppo etnico in Tutsi. Quindi non è trasponibile all'insulto in sé, e sinceramente per esempio non è neanche trasponibile, non so, a vicende come quelle che hanno riguardato Sanluzzi di recente, perché non ha le caratteristiche delle hate speech secondo il diritto internazionale. Grazie Marina. E c'era il collega mio De Masi, caporedattore di Quotidiano, maggiore di Brindisi. Grazie. Brevemente chiedo scusa anche al presidente della sua stampa, perché non vorrei far attendere molto, ma visto che si è sentito già un dibattito su questo, io vorrei dichiarare, prima quasi politicamente dicevo anche a Vincenzo dalla platea, non mi preoccupa la querela di 2 milioni, anche se poi il Regno Unito ha un effetto particolare, ci preoccupa le querele da 80, 100, 40 euro, e poi appunto bisogna poi vedere, molto spesso i giornali sono giornali quotidiani, impegnano collaboratori che hanno i compensi di un giornalista professionista. Quindi secondo me c'è un problema da vedere che deve andare oltre quello dei pannicelli caldi che noi cerchiamo di darci. Per questo ho chiesto di parlare prima dell'intervento del Presidente della sua stampa, associazione che ha un ruolo politico pure, no? Di proposta politica. E noi abbiamo a che fare con le guerre temerarie, così come altri campi professionali hanno a che fare con la conflittualità che si è accentuata e che non è un problema soltanto italiano, non è millenare. Vedete quello che è successo l'altro ieri con Trump, che ha postato quel video, no, con il logo della CNN, il picchiato della CNN, poi ha voglia di dire che l'ufficio stampa della Casa Bianca vuole sminuire e dimensionare dicendo che era soltanto così un divertimento. Possiamo divertirci in un altro modo. E quindi c'è una conflittualità molto accesa, evidentemente incoraggiata anche da diciamo, categorie professionali che hanno interesse a proporre vertenze, cause, a farle durare il tempo. E noi giornalisti ci raccontiamo le nostre, ma anche per esempio i medici mi dicono che insomma, il 50% della spesa complessiva sanitaria se ne va nella medicina difensiva. Noi parliamo di quelle temerarie, loro hanno il problema della medicina difensiva. Evidentemente qui c'è da affrontare a livello legislativo, a livello culturale un problema, dove l'avvocato può metterci una pezza, il giurista può metterci una pezza, ma evidentemente il problema va affrontato in maniera metodologica, strutturale e culturale. Noi abbiamo a che fare, come il collega della Gazzetta e altri colleghi, con quelle che sono eterne. Ne voglio raccontare una che Sonia Gioia conosce molto bene, ecco dove arriva anche il nostro esempio. C'è un sindaco della provincia di Brindisi che ritorna tifoso, ritorna da una gara di calcio e viene beccato, colpevole o meno, sarà poi la magistratura a stabilirlo, viene beccato con altri gruppi tifosi e viene denunciato per furto in una torre. La collega Sonia Gioia scrive, questo è il sindaco attuale di Erche, tanto per me si trova il Tosi, scrive la collega Sonia Gioia, e credo facendo anche un lavoro dal punto di vista giornalistico e legale perfetto, scrive l'episodio,
sente anche la pressione e il sindaco, cioè la persona diciamo denunciata dalla polizia autostradale, quindi lei non sono notizie raccontate così al Parco Sport, dice dimostrerò in giudizio la mia innocenza, che vuol dire ammettere se non altro un verbale della polizia statale. Ora il fatto che questi processi, queste situazioni durino in eterno, questa è una storia che va avanti da 4-5 anni, non sappiamo anche, no, 5 anni no, perché avremmo già avuto diciamo uno step, ma dura tanto tempo, anche questo tipo di lunghezza dei processi o nella istruzione della pratica, ed è anche questa una forma che può intimorire, dico può intimorire il giornalista. E allora a questo punto non c'è bisogno anche di creare fra livello di magistratura e livello di altri soggetti una camera compensativa capace di accelerare questi tempi e di stabilire, di dire se Mino è imputabile o meno, e qui dopodiché si va alla richiesta di rinvio giudizio. Cioè c'è bisogno di un comitato, chiamiamolo paritetico, chiamiamolo come ci pare, che riesca in qualche modo subito a definire queste vicende. Perché se noi dobbiamo smentire un fatto, e lo si fa anche perché per dar ragione all'elettorato, per dar ragione al vicino, e quindi io per mentire devo necessariamente querelare il giornalista se non ha smentito non dare nulla, e questo è un processo che va azzerato in partenza. Cioè c'è bisogno del vaccino, c'è bisogno di un antidoto immediato su questo, e quindi mi rendo conto che il processo a questo punto diventa politico, di proposta politica. Grazie, volevo ricordare un'altra cosa. Questo è il paese di... Mi dovevamo vedere un pezzo. Parliamo quindi di querele e diffamazioni. Voglio raccontare un episodio che mi riguarda personalmente. Io mi vedo arrivare un decreto penale di condanna, non so se si chiama esattamente così, all'improvviso sono stato condannato senza sapere di essere indagato, senza la possibilità di difendermi, senza sapere di essere stato anche perfino denunciato. Decreto penale di condanna, non mi ricordo, forse dei 6 mesi, pena sospesa, una sanzione da pagare, non ricordo esattamente, insomma. Mi ritrovo perché avevo scritto un articolo in prima pagina, uno spillo più che altro, una cosa spiritosa di un signore che era in una sala da ballo con l'amante e durante questo ballo aveva avuto un infarto, era morto, c'era stato un po' di confusione, un po' di problemi, insomma, e la notizia era che nel momento in cui i carabinieri sono andati a casa della moglie per dare la notizia, e la moglie ha detto no, tenetelo, io non voglio che questo qua, anche morto, torni a casa mia. Io l'avevo descritta così, una notizia spiritosa, quelle che cadono, sono di leggere sui giornali, senza fare alcun riferimento al paese, al nome, cioè niente, avevo raccontato una storia spiritosa di quelle che magari si possono leggere con un sorriso, anche se poi la vicenda tutto sommato era tragica. A distanza di anni mi ritrovo ad essere condannato perché la moglie mi aveva querelato, perché avevo infangato, non so, il buon nome del marito. Onestamente, leggendo e rileggendo l'articolo, non riuscivo a capire per quale motivo, perché non si sapeva chi poteva denunciare, non si riusciva a comprendere niente, insomma. E questo avrebbe dovuto spiegarlo al giudice, invece il giudice, sulla base della denuncia presentata, mi ha condannato. Consultandomi con il mio avvocato, prima ancora con quello del giornale, mi disse no, bisogna fare comunque un ricorso in appello, perché poi capita che magari becchi una denuncia più pesante, si cumula la pena e quindi diventa un problema. Abbiamo fatto ricorso, ovviamente un giudice evidentemente più coscienzioso mi ha assolto completamente, anche perché portai la testimonianza del carabiniere che era andato lì a chiedere alla donna di ripetere la salma e che aveva avuto questo diniego. Scusate questo inciso, insomma, giusto per far capire che a volte veramente diventa uno sport a colpire quello delle denunce e delle diffamazioni. È vero, presidente dell'Associazione della Stampa, Pierri Martellotto, ovviamente ci potrà spiegare meglio perché l'associazione tutela i giornalisti da questo punto di vista. Sì, in realtà intanto vi ringrazio soprattutto l'Associazione Gioia e le Gallette, che si è data molto da fare per questa iniziativa. E
Ovviamente non toccherebbe a me farlo alla luce del dibattito che si è sviluppato, e mi rendo conto che probabilmente abbiamo sbagliato nell'organizzare questa iniziativa a non invitare il Presidente del Governo, che ci avrebbe parlato anche dei nostri doveri o anche dei nostri diritti. Dico, non tocca a me farlo, perché ovviamente il sindacato si occupa innanzitutto di tutelare i diritti dei colleghi, però non dobbiamo mai dimenticarci dei nostri doveri. Ci sono delle leggi professionali, c'è una legge professionale, ci sono delle carte deontologiche. E quindi, a proposito della provocazione, diciamo così, lanciata prima dalla collega, è sempre giusto ricordarsi, quando facciamo il nostro lavoro, cosa è l'interesse pubblico e cosa non lo è, perché laddove ci sono degli elementi che non sono di interesse pubblico, è giusto e sacrosanto che chi ne è investito rivendichi la tutela della propria persona. Su questo non c'è dubbio. Fermo restando che ci sono oggettivamente, ci scontriamo quotidianamente nel nostro mestiere, situazioni nelle quali è assai difficile distinguere dove finisce l'interesse pubblico e comincia invece la tutela dell'interesse privato. Purtroppo, come posso dire, su questi episodi si sono scritti anche i libri, quindi non è il caso che di soffermarsi adesso, ma quante volte la vita privata di qualcuno che magari era stato soltanto sfiorato per questioni appunto di rapporti di parentela piuttosto che di familiarità è stata investita ovviamente dalle inchieste. Resta sempre il punto discriminante di ricordarci dei nostri doveri quando facciamo il nostro mestiere, ma a questo punto ci diventa sempre più difficoltoso, e mi collego a quello che diceva il collega Manuel Masi, perché purtroppo la normativa non ci sta aiutando. Noi lo scorso maggio abbiamo fatto una manifestazione, la federazione ha organizzato la manifestazione a Roma, io ho partecipato a tutte le associazioni regionali di stampa, perché a proposito delle normative in atto e della riforma del codice penale in corso, questa questione delle cosiddette querele temerarie è stata stralciata dalla legislazione, è stata inserita in un altro provvedimento di legge con il quale si prospettano evidentemente tempi più lunghi, e quindi ci costringerà in qualche modo a ballare, diciamo, a stare sulla briglia per un altro bel po' di tempo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che sostanzialmente tutti gli editori in questo momento e i rispettivi direttori dei giornali attueranno delle misure di censura preventiva. Cosa vuol dire? Che ovviamente se Vincenzo Sparviero vede un'altra volta sulla Gazzetta del Mezzogiorno devono scrivere qualcosa che è a rischio di querela, verranno indotti a non farlo. Ovviamente nel caso di colleghi con le spalle coperte, diciamo così, come noi, cioè professionisti alle dipendenze di un'azienda, di una casa editrice, la nostra capacità di tutelare la nostra autonomia è abbastanza robusta. Mi metto nei panni, è stato citato prima per Paolo Fagiano, mi metto nei panni del collega che per 5 euro al pezzo ogni giorno, quando gli va bene, espone la propria firma, la propria salute, la propria vita per poter fare questo mestiere. Ecco, in questo caso che cosa accadrà per questo collaboratore quando gli verrà fatto capire, guarda, è meglio che non parli di questa situazione, perché qui cominciamo a rischiare un'ennesima querela. Purtroppo questi meccanismi stanno già accadendo nei giornali adesso, e devo dire con il massimo rispetto per Marilu e per tutti i colleghi che come lei, per vicende alterne sulle quali poi mi soffermerò, sono addirittura stati costretti a vivere sotto scorta perché hanno subito delle minacce pesantissime. Ma io sono fortemente preoccupato invece di questa regressione culturale verso cui stiamo andando, questa forma di censura preventiva sul nostro lavoro. Altro elemento fondamentale di questa legge è ovviamente la possibilità per soggetti esterni di chiedere la pubblicazione integrale della loro rettifica senza possibilità di replica. A tutti quanti sarà capitato ovviamente di sfogliare dei giornali dove ci sono ogni tanto delle contestazioni, delle precisazioni puntualmente trovate sotto la risposta del giornalista autore di quell'articolo, che precisa quali sono state le motivazioni che hanno indotto a scrivere queste cose. Questa cosa rischia di non accadere più. Che cosa vuol dire? Che se io
sono proprietario della ditta Martellotta e mi sento particolarmente offeso per qualcosa che è stato scritto sul quotidiano. Domani io sarò autorizzato a costringere il quotidiano a pubblicare la mia versione dei fatti senza che ci sia neanche la possibilità per il giornalista o il direttore di quella testata di replicare, di dire sua, quantomeno di spiegare le sue motivazioni. Capite bene che tipo di regressione culturale andiamo incontro. Prima ci parlavamo dell'articolo 21, qui, come posso dire, non è in ballo soltanto la questione della libertà di informazione, ma c'è un problema di democrazia che si sta aprendo fortissimo, ed è per questo che ovviamente la federazione sta esercitando le sue pressioni, perché tutte queste partite vengono una volta per tutte risolte. Non verrà risolto probabilmente il problema che diceva Nino prima dei tempi della giustizia, ahimè, che sono lunghissimi, sono così lunghi che perfino dopo l'esplosione dei social, il diritto all'oblio e quindi a far sparire ciò che viene pubblicato sui social con i tempi della nostra giustizia, ahimè, ci mette qualcosa come 8-10 anni. Quindi il problema è serissimo, non riguarda soltanto il nostro mestiere, riguarda anche quelli che stanno dall'altra parte, ovviamente, che hanno diritto ad essere tutelati. Vengo alla questione invece della quale parliamo oggi. Io vi potrei citare tantissimi esempi dei quali ci siamo occupati negli ultimi mesi, alcuni dei colleghi sono anche seduti qui e non necessariamente sono stati minacciati fisicamente, come invece purtroppo è capitato a Mariù e agli altri autori di questo libro, ma molto semplicemente, come posso dire, le amministrazioni locali hanno pensato bene o di escluderli dall'informazione locale, non rendendoli più destinatari della loro attività amministrativa, oppure addirittura, credo sia accaduto anche qui a Cento, ne sapevo un po' di tempo fa, sicuramente è accaduto in tempi più recenti nel Consiglio Comunale di Andria, gli esponenti del Consiglio Comunale, gli amministratori locali, hanno pensato bene di ingaggiare pubblici processi all'interno dei loro consigli comunali, accusando i colleghi di essere collusi con alcune lobby, alcuni interessi esterni all'attività amministrativa, semplicemente perché si limitavano a raccontare che cosa stava accadendo in quell'attività amministrativa e quali effetti avrebbe comportato. È evidente che in molte delle nostre realtà purtroppo l'esercizio del diritto di cronaca è diventato davvero difficile e chi sta dall'altra parte e ha in qualche modo il potere in mano sa come esercitarlo senza bisogno di ricorrere a minacce esplicite, come è accaduto appunto da alcuni colleghi, ma semplicemente, come posso dire, isolando chi si rende autore di questi desordini di cronaca, perché sono soggetti particolarmente deboli. Intorno al discorso di prima, se non ci fosse una persona che con coraggio decide di mettere un giornale online per i fatti suoi, di chiamarlo il Tacco d'Italia, di cercarsi da solo degli investimenti, di continuare a fare solo l'inchiesta, se non ci fosse Gianni Tinelli qui che a Noci, cioè il suo giornale online che con fatica continua a mettere in piedi, se non ci fossero altri colleghi che si improvvisano addirittura autoimprenditori, imprenditori di se stessi per raccontare che cosa accade nei loro comuni, non ci sarebbe democrazia in questi comuni, eppure sono proprio questi colleghi che diventano i bersagli più facili perché sono quelli più ricattabili e sono quelli più precari. In proposito, proprio di recente, ormai un paio d'anni, non a caso la Federazione della Stampa Sindacato dei Giornalisti ha deciso di mettere in piedi anche un fondo di sostegno legale per tutti gli iscritti, perché capite bene che a prescindere dalle cause milionarie che possono arrivare al quotidiano alla Gazzetta, ci sono colleghi in enormi difficoltà economiche che vivono quotidianamente il loro precariato, che sono chiamati persino a rispondere dinanzi a cause onerosissime di quello che scrivono e non hanno un direttore responsabile che si assume la responsabilità alle loro spalle, al loro posto, o una casa editrice che li assiste con i suoi uffici legali. Quindi questo fenomeno purtroppo è destinato ad allargarsi e mi permetto di dire è destinato ad allargarsi anche perché l'esplosione dei social network
ha creato una prateria selvaggia del tutto ingovernabile. Io parto sempre dal presupposto che la nostra professione si qualifica nella misura in cui siamo sempre chiamati a rispondere mettendoci la firma su quello che scriviamo, assumendoci la nostra responsabilità, come se l'assumono i medici, prima Nino dice dell'enorme contenzioso che c'è negli ospedali, no? Che c'è nelle ASL, eccetera. Anche nel caso nostro c'è un contenzioso che evidentemente va esplodendo, ma sul quale ci sono dei soggetti che si assumono la loro responsabilità mettendoci una firma o una sigla sotto il pezzo. Sui social si è scatenato, come posso dire, l'anonimato diffuso, il giornalismo anonimo, la fake news che non ha alcuna possibilità di riscontro o di verifica. Io domani posso aprire un profilo e attribuirlo a Marina Castellaneta senza che lei lo sappia, spacciandolo per lei, che comincerà a diffondere delle notizie assolutamente false, ne risponderà Marina Castellaneta, non io. Questa è la prova provata di che cosa è significato, purtroppo, l'uso distorto dei social in questi anni e che cosa sta significando nella trasformazione dei nostri linguaggi, anche lei spiccia cui faceva riferimento prima a Marilu, e che cosa sta significando anche sul mercato dell'editoria, perché molti giornali sono entrati in crisi a vantaggio di un'informazione veloce, totalmente disattendibile, senza alcuna verifica, e che però soddisfa, cioè appetito chi si affaccia sul mondo di internet e vuole subito sapere qualche pettegolezzo su che cosa accade nel suo comune. Non andrà a comprarsi il quotidiano, la gazzetta, non andrà a leggere il blog di Celia Messatica, ma saprà sicuramente di qualche pettegolezzo fruliginoso, di qualche offesa nei confronti di qualcuno, e si farà le sue deduzioni e comincerà a dire la sua, e magari la dirà spacciandosi per Marina Castellaneta senza che nessuno lo sappia. Questo è un mondo totalmente ingovernabile che sta rendendo evidentemente sempre più difficile il nostro mestiere, nel quale torno a dire, ma su questo consentitemi, come posso dire, di fare un passo indietro, ricordiamoci sempre dei nostri diritti, e quando ci sono dei diritti da rivendicare il sindacato ci sarà sempre, ci sarà qui a Cetemessano, ci sarà Brindisi, come c'è stato a Taranto sulle vicende dell'IVA, come c'è stato nel Barese quando i colleghi sono stati minacciati, come c'è stato nel Lecce di recente quando una truppa di Tremorba si è azzardata a riprendere alcune manifestazioni di movimenti notati che evidentemente non gradivano la loro presenza. Me ne potrei raccontare a Bizzeffe, non ci saremo sempre, però ricordiamoci anche dei nostri diritti, perché ci sono delle leggi da rispettare e delle carte deontologiche che ogni tanto dovremmo ricordarci di osservare. Grazie. E giustamente sei subito la parola, insomma, volevo sottolineare quello che dicevi all'inizio, insomma, bisogna comunque fidarsi alla professionalità dei giornalisti, perché non sempre le diffamazioni sono campate in aria, molto spesso, o meglio, qualche volta può capitare che il danneggiato abbia perfettamente ragione. Allora bisogna fare mia culpa e capire e comprendere perché si arriva a tanto mancanza di professionalità, perché molto spesso non si ha la documentazione giusta per scrivere le cose, oppure espressioni, insomma, che non sempre sono edificanti per chi le scrive e soprattutto per chi le riceve. Sonia. Mario. È vero, dobbiamo sempre tenere presente le nostre carte deontologiche, vedi, dobbiamo sempre metterci in discussione, dobbiamo tenere la schiena dritta, però sono, secondo me, spesso parole vuote di fronte al precariato. Cioè, un giornalista nelle televisioni, nei giornali, ti viene pagato 3 euro a pezzo, 5 euro, come è accaduto al povero Pierpaolo Faggiano, come accade quotidianamente nei quotidiani. Come accade nelle televisioni locali, come fa ad avere la schiena dritta quando gli dicono fai questo pezzo, fai questo servizio? Ti devi guardare allo specchio e dire continuo a fare questo lavoro, come lo devo fare, come ho studiato per farlo, come so che dovrei farlo, oppure smetto, perché questa è l'alternativa. Ti faccio un esempio concreto che è raccontato nel libro, perché purtroppo ho sempre il viziaccio di fare nomi e cognomi.
L'unico processo per cui sono stata rinviata a giudizio, l'unica diffamazione per cui, temerare, per cui sono stata rinviata a giudizio, un giudizio durato 11 anni, professoressa, è conclusosi con la mia assoluzione con formula piena su richiesta del PM, perché il fatto non sussiste perché tutto vero, scritto poi nella sentenza, è quello che è derivato dalla denuncia dell'editore Paolo Pagliaro. Paolo Pagliaro di Telerama. Io ho fatto un'inchiesta nell'anno 2005, quindi il giornale era nato da poco, io ero alle prime armi, io ho imparato a fare inchieste economiche su Sole 24 Ore. Sono stata molto fortunata con il mio capo servizio Maurizio Caprino, che mi ha insegnato a leggere i bilanci, a leggere le misure. È stata una scuola bellissima, una palestra meravigliosa, sono stata fortunata, pagata il giusto anche. Faccio questa inchiesta, mi querelo, e che cosa dicevo? Io con le carte denunciavo che i colleghi non erano pagati come dovevano essere pagati, che non c'erano i versamenti alle casse di previdenza, che c'era una cooperativa che però era... E per quello glielo dico, è per quello che glielo dico, perché loro sapevano perfettamente la situazione. Che c'era una cooperativa che non era una vera cooperativa, come la mia, che siamo quattro gatti, ma tutti giornalisti, tutti guadagniamo quel poco. No, era una cooperativa che di fatto aggirava le assunzioni che avrebbe dovuto prendere in carico l'editore. Mi querela, mi rinviano a giudizio. Quando esce questo fatto di cui ho parlato prima con Antonio Celeste, questa indagine su mia sorella, che era all'epoca dirigente del comune, quindi si stava avviando un'indagine, secondo voi di tutte le testate, di tutte, Quotidiano, Gazzetta, Repubblica, Corriere, chi ha fatto i servizi che avevano come titolo indagato, dopo rinviato a giudizio, quello dopo anni, quando ancora non era neanche iscritta, non c'era, non si sapeva, chi è che ha tirato fuori la notizia secondo voi? Perché fa il giornalismo d'inchiesta? Questa è la verità, capito? Sonia, vuoi dire al microfono? Io non li condanno quei poveretti, perché l'alternativa, io non sono mai scambiata con i suoi colleghi, mai. Perché mai, io mai ho detto colpa loro, non ho mai fatto i nomi di chi ha fatto quei servizi. Io pubblicamente ho sempre detto e scritto, io li capisco e non li condanno, perché io so quanto li pagano, perché... Cioè Marino ha messo il dito nella piaga. Il problema della libertà di stampa è esattamente quello. Non ci sono cronisti, io credo, non ci sono tanti, così tanti cronisti con la schiena piegata quanti se ne vedono. Semplicemente ci sono una marea di cronisti mal pagati. In una delle mie tante avventure giudiziarie, io ho fatto cronaca giudiziaria per tanti anni e non è assolutamente un caso che io scriva adesso di cucina, l'alternativa sarebbe stata, e non scherzo, aprire un giornale improprio. In una delle tante testate che ho attraversato nella mia attività professionale c'è un episodio che vi racchiude veramente tutti quanti. In aula, processo di mafia, parla un pentito, quel pentito dice che i politici X, Y e Z avevano pagato i sodali per farsi fare la campagna elettorale. Io salto sulla sedia e XY si sapeva già, perché erano già nelle carte, uno di questi era già imputato, e Z, politico nuovo, c'è la notizia, no? Sai quel fremito che ti prende quando fai la cronaca? Chiamo in redazione, pensavo che mi avrebbero fatto l'applauso perché ero rimasta lì fino alle 10 di sera, e non si può scrivere, perché se no quello ci querela. C'erano colleghi, c'erano giudici, era un'aula pubblica, ok?
Allora, mi ci è voluto molto poco per capire che quel politico, essendo direttissimamente collegato al mio editore, era, come dire, godeva di una tutela speciale. Però, baby, a sua stampa, a me, che prendevo pochi centesimi a pezzo, come mi tutela? Io scrivo di cucina adesso, ho smesso con la cronaca giudiziaria, e non è uno scherzo. No, ma non c'è dubbio, l'ho detto prima, che diciamo, come posso dire, l'esercizio dei nostri diritti è strettamente correlato alla nostra condizione economica. E lo ci sono anche da Marx. Esatto, dopodiché, come posso dire, mi dispiace di essere frettoloso e tranchant su questo argomento che meriterebbe tutto un altro seminario, mi limito solo a dirvi questo. Il nome di Pierpaolo Trajano ricorre su un testo, quello sull'accordo sull'equo compenso, fu dedicata a lui un'iniziativa che è meritoria, che l'Ordine dei giornalisti nazionale e la Federazione Nazionale della Stampa cercavano di lanciare per stabilire un tariffario minimo delle prestazioni delle attività giornalistiche, ok? Il cosiddetto equo compenso. Sono passati, furono necessari pochissimi mesi perché quel testo venisse considerato illegittimo, impugnato davanti a numerose sentenze che hanno dato ragione agli editori, perché purtroppo, ma su questo credo che Marina possa parlare con molta più autorevolezza di me, non c'è una normativa anche a livello europeo che possa limitare l'esercizio della libera concorrenza, per cui in Italia deve continuare ad esistere la RAI, che può pagare 1 milione di euro a puntata a Bruno Vespa, e la Gazzetta ne paga 5 euro a pezzo quando ti va bene, o il sito internet, ce ne sono, che propongono addirittura dei risultati di cronaca pagati 50 centesimi. Quindi purtroppo questo meccanismo sarà assai difficile, poi ripeto, magari Marina ne può parlare con molta più autorevolezza di me dal punto di vista normativo, sarà assai difficile fermarlo. Quello che sicuramente avremmo potuto fare, avrebbe potuto fare l'ordine ben prima di adesso, prima che esplodesse questa situazione, è probabilmente rivedere anche i meccanismi di accesso alla professione, perché è ovvio che se tu hai un mercato che ti offre, quando ti va bene, 100 posti, e all'interno di questo mercato, che lo posso dire con certezza, ce ne sono già 1000 in più che devono essere buttati fuori tramite i prepensionamenti, capisci bene che se tu invece fai entrare in questa categoria 10.000 persone che si aspettano di trovare un posto, alla fine quel mercato diventa selvaggio, perché dietro di te ci sarà qualcuno che non sarà disposto a scrivere di cucina, sarà disposto a scrivere di cucito per 5 centesimi ad articolo invece dei 5 euro che pagano a te. E questo meccanismo non lo fermeremo mai fino a quando non verrà regolamentato da un lato l'accesso alla professione, come diciamo appunto l'ordine, e dall'altro non verrà regolamentato il mercato, sul quale però, ripeto, possiamo fare ben poco, perché domani nessuno potrà impedire, lo ribadisco, alla RAI di pagare 1 milione a puntata per un resto, e alla Gazzetta di pagare 3 euro a pezzo invece di 5 euro a pezzo i suoi corrispondenti da Celia Messapico o da qualsiasi altro dove. Questo è il nocciolo della questione, e su questo nocciolo, ti do ragione, si misura anche il nostro diritto, la nostra libertà. L'ho detto prima, l'ho fatto in premessa, mi rendo conto che per me Vincenzo è più facile avere la schiena dritta rispetto che ad avere la retta. Non c'è dubbio su questo, non ho dubbi su questo. I nostri diritti si misurano anche su questo, e però siamo fortemente disarmati nel momento in cui il mercato con cui ci confrontiamo è questo. Poi non so se Marina vuole dire qualcosa in più alla questione normativa. Sì. Allora, naturalmente non c'è una norma di diritto internazionale che dica qual è l'equo compenso, c'è però un rapporto del relatore speciale sempre sui diritti umani, che anche quando era venuto in Italia qualche anno fa, quel rapporto credo di averlo pubblicato sul mio blog, che aveva parlato espressamente della situazione italiana dei giornalisti precari, cioè che
dicevamo, compensi di 5 euro a pezzo, come una situazione di sostanziale schiavitù. Ora, purtroppo, questo è un problema. È la parola chiave. Sì, la scritto nella foto. I giornalisti non vengono pagati più di quanto vengono pagati i braccianti. Sì, sì. Soltanto che noi parliamo di braccianti, non parliamo di noi stessi. E quando c'è una data... Quanti di noi non hanno fatto la loro redazione? E noi diciamo di sì, però adesso diciamo... Se io il rapporto l'avevo pubblicato sul mio blog, adesso almeno 3 anni fa, quindi non ricordo precisamente, però mi erano rimaste impresse le parole del relatore speciale, che sai, quelli del loro sono molto attenti e anche diplomatici, quindi nell'utilizzo delle espressioni, e avevano parlato della situazione dei giornalisti italiani proprio da questo profilo, come una situazione di schiavitù che impediva l'esercizio poi della libertà di stampa. Questo è l'aspetto certamente da stigmatizzare, cosa che ovviamente non ho mai trovato in rapporti che riguardano altri stati, dalla Francia al Regno Unito. Al tempo stesso devo dire che questa purtroppo è una situazione che non riguarda soltanto i giornalisti, ma riguarda diverse categorie, perché se io prendo per esempio gli avvocati, tanti tanti avvocati fanno gli schiavi degli studi senza nel sud Italia, quindi è una situazione molto generale. Però naturalmente sul tema della libertà di stampa questo è ancora più grave, perché ovviamente è un condizionamento, è una restrizione indiretta piuttosto che diretta, ma è certamente una restrizione alla libertà di stampa. Non c'è ovviamente una possibilità di inserirsi, di ingerirsi nelle vicende degli stati da quel punto di vista del diritto internazionale, quindi dipende purtroppo dal legislatore nazionale in parte, sull'aspetto almeno economico. Invece su tutti gli altri aspetti, tutti gli altri, dalle sanzioni pecuniarie sproporzionate agli obblighi di rettifica, in realtà è verissimo che il disegno di legge attuale è un disegno di legge assurdo, che in ogni sua parte è contrario alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e che quindi quando sarà approvato sicuramente ci saranno condanne da parte della Corte Europea, ma in realtà qui la responsabilità è anche dei giudici nazionali. I giudici nazionali fanno finta, continuano ad ignorare che sono obbligati ad applicare le norme internazionali, in particolare la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretata da Strasburgo, e quindi quando per esempio si trovano a dover decidere sulle sanzioni, devono stare attenti a non prevedere le sanzioni pecuniarie eccessive, perché quelle sono contrarie alla Convenzione. Quindi quando lo fanno, in realtà stanno violando il diritto internazionale, e quindi lo Stato italiano sarà condannato per l'azione dei giudici, perché questo è il risultato. Mentre la Convenzione è già vincolante per lo Stato italiano, quindi il giudice nazionale già dovrebbe applicarla così com'è e non tener conto della legislazione italiana, perché le norme della Convenzione sono superiori, hanno rango subcostituzionale, mi scuso se sono tecnica, ma è così, quindi rango subcostituzionale, quindi prevalgono su tutte le leggi ordinarie dello Stato. Quindi è responsabilità anche dei giudici, che o non conoscono la Convenzione o fanno finta di non conoscerla. E per esempio la questione del carcere per i giornalisti rimane nella legge italiana. In realtà non c'è stato un giudice italiano che non abbia sollevare la questione di illegittimità costituzionale di quella norma con l'articolo 10 della Convenzione Europea, e la Corte Costituzionale avrebbe dovuto senza attendere la legge nazionale che rimuova il carcere, perché comunque anche la sola previsione del carcere ha un effetto deterrente, la Corte Costituzionale avrebbe dovuto per forza dichiarare che quella norma era contraria alla Convenzione e quindi alla Costituzione, perché ha rango subcostituzionale. Adesso non vi spiego tutto il passaggio perché è assolutamente tecnico, e quella norma non ci sarebbe stata. Attualmente per esempio anche il disegno di legge sulla parte della rettifica, che prevede quella rettifica automatica e senza replica, in realtà sul punto la Corte Europea si è pronunciata in almeno 5 casi sulla Polonia, che aveva una legislazione simile, e ha già detto in tutti e 5 i casi che è contraria alla Convenzione Europea, perché viola l'articolo 10 della Convenzione. Quindi e tutti questi strumenti in realtà sono strumenti che il giudice ha già a disposizione, il giudice deve semplicemente applicarli. Perché non lo faccio? Io non riuscirò mai a capirlo come internazionalista, però è così. Grazie. Scusa, un'ultima cosa. La questione della durata dei processi, vabbè, quella è una questione drammatica in generale, però secondo me è un aspetto molto pericoloso anche delle azioni civili per il risarcimento, è l'azione della durata della prescrizione.
prescrizione di 5 anni per le azioni per risarcimento di danni per casi di diffamazione è un termine spropositato che in realtà mette sotto ricatto il giornalista che per 5 anni può subire un'azione. Certamente. Allora, se ci sono altre domande, Vito, prego. Sono Vito Giannullo di GR. Scusate se intervento importante. Vito, sì, scusate. Però fino a tornare in mente invece l'intervento di Antonio Celeste, che mi ha un po' turbato, credo che abbia turbato tutti. E allora io ero oltre turbato, che cazzato. Indico allora due punti che mi sembrano delicati. Uno, una curiosità, diciamo, non so se è meglio in grado di soddisfarlo, cioè alla luce dell'assoluzione del sindaco, quell'inchiesta continua a sembrarti seria oppure invece restituita di qualche fondamento. Il secondo punto invece è questo, quello sulla pertinenza e poi continenza del nome di Antonio in quegli articoli. Su questo mi sembra di aver capito che c'era una specie di consenso unanime sul fatto che non fosse pertinente citarlo. Io mi permetto qui, e sono contento che Antonio ci sia, di sollevare su questo qualche dubbio, cioè Antonio è a Brindisi forse nella lista delle vice sindaco da sempre. Delle 10 o 20 persone più in vista certamente non ci sarebbe. E allora mi chiedo se quello fosse stato il fratello di un assessore comunale, del vescovo, di un giocatore di pallone o di pallacanestro, l'avremmo citato, se un mio cronista non l'avesse fatto, io forse lo avrei rimproverato. Qui però viene il tema della continenza. Una cosa è dire, sindaco di Setriano, fratello del giornalista Antonio da anni, punto. Un'altra cosa è dire che è andato a trovarlo, che perché anche lui ha parlato. Quindi concludo dicendo che alla fine il problema resta sempre quello della nostra professionalità, cioè non nel dare o non dare notizia, perché la notizia dare, però come dare. Quindi il problema qui mi sembra quello della continenza e non della pertinenza. Posso integrare? Grazie. Due cose. Il giorno prima il quotidiano riferì quello che era accaduto senza alcun riferimento che mi riguardasse. Il giorno dopo voi, la Gazzetta, invece parlaste anche di me. Preciso che Alfredo risiede a Milano e anche insegnante di regione di istituti superiori da 40 anni, siamo tutti e due nati a Fasano, nessuno avrebbe mai saputo, potuto sapere che fosse mio fratello, se la Gazzetta non avesse specificato che è il direttore fondatore, cioè furono tutti sorpresi. Te addirittura il giorno dopo quasi si incazzò, disse come la pubblica non è stata fratello. E nessuno avrebbe mai saputo. Che vive da sempre a Milano, a Setriano in particolare, e il riferimento personale a me non lo dovresti spiegare tu, Vincenzo, ma io e te sappiamo molte cose interne, quindi non è il caso di parlare. Però posso dire una cosa prima di me, e per rispondere anche a Vito, perché qui c'è tutta l'attenzione, e c'è tutta l'attenzione e la sensibilità della questione, perché credo che non abbia sbagliato la Gazzetta, che ha voluto interpretare in un certo modo questo fatto, come non ha sbagliato il quotidiano nella stessa città, nello stesso ambiente, senza alcuna contaminazione, senza alcuna pressione, a non dire che il sindaco arrestato in provincia di Milano ha un fratello nel municipio. Non lo sapevo io. No, abbiamo anche discusso. Per noi è stato invece la notizia di un sindaco partito da Fasano, originario di Fasano, e la notizia è stata messa su Fasano. Ora, sicuramente forse abbiamo sbagliato, per carità, forse bisogna dare più notizie, ma io francamente non me la sento però di... Che la notizia non è la notizia di arresto, la notizia è che non la sento di cui un processo nei confronti di Gazzetta o di Quotidiano, ognuno risponde anche per le proprie, e poi ogni giornale c'è anche una... sbagliato meno, c'ha un'etica, c'ha un comportamento, esatto. C'ha una continuità, c'ha un rapporto con il lettore, o almeno ritiene di averlo. Per noi è stato, come per tanti altri casi, soltanto il fatto, come spesso succede, no? Il Salvatore Modelli parla di notizie che vengono dall'estero, c'è il brindisino che sta a Sanremo, sì, e non si viene dall'estero. Ora, che ha un interesse diverso, particolare, io non mi sento... No, bisogna guardare un aspetto di... Per lui è stato un sindaco che comunque è partito da
la Fasano. Fasano. E lei da Fasano ha fatto una carriera politica e così via. Salvo poi vedere che questo è il segretario regionale forse. Cioè, anche su questo bisogna in qualche modo riportare nella stessa faccenda delle carte deontologiche, che noi improvvisamente dopo l'arresto nel 93 del parente, no, che abbiamo visto, improvvisamente abbiamo scoperto come la deontologia, i bambini e così via, ma anche su questo, salvo poi nel gennaio 2016 dover correre a fare un testo unico, no, per così, perché non ci sono dai troppe carte che fanno confusione, ma su questo c'è sempre bisogno della preparazione, della sensibilità del giornalista nel dare una notizia. Gli facciamo ascoltare i bambini, vanno pizzettati tutti, no santo Dio, Bottom, il bambino a Bottom, non si, o non lo metti, non devi pizzettare, se no un'offesa all'intelligenza. Ecco, su questo il giornalista deve assumersi questa responsabilità. Diciamo Montanelli, l'ontologia serve, ne serve tanto, ma serve l'onestà, serve la correttezza. La fase centrale è l'onestà e la correttezza. Ma io devo rispondere il fatto di sì. Io penso che Marino, solo dire un'altra cosa per completare la storia, che Alfredo, sia mio fratello, durante il processo durato qualche anno e mezzo, aveva sempre detto di voler rinunciare alla prescrizione, laddove fosse arrivato. No, Vito mi chiedeva se secondo te l'inchiesta alla luce della soluzione è seria. L'inchiesta è un maxi processo, è il processo che sulle infiltrazioni della 'Ndrangheta in Lombardia, e sono contenta che suo fratello sia stato assolto, ma alcuni esponenti del comune regionale Zambetti è stato condannato a 16 anni, un'altra persona. No, ma anche qualcuno del comune di Cedriano è stato condannato, qualche consigliere, adesso non ricordo. Però altri colleghi di suo fratello sono stati condannati. E quanto gli è costato? Quindi un'inchiesta serissima. Allora, Associazione Gioia conclude questo interessantissimo dibattito. Ma io spero che possa essere il tipo di una lunga serie di incontri su questo argomento. Ringrazio Mino per aver ricordato anche Paolo, perché come Sonia e Maria sanno, che Paolo, già del compenso che prendeva e che noi prendiamo, amava tantissimo questo lavoro, quindi non avrebbe mai fatto finta per il precariato, assolutamente. Io lo dico sempre questo. Probabilmente c'erano motivi che noi non sapremo mai, ma sicuramente non l'ha fatta finita perché era un precario del giornalismo, solo questo. Quindi grazie a tutti per essere venuti. Grazie ancora per la vostra partecipazione e grazie anche a voi.